Daniela Marcone, ci siamo oggi, un giorno importante davanti alla Villa de Lanza. Ecco l'importanza di questa giornata, di questo momento. Oggi ricordiamo i 25 anni della legge 109 del 96, la legge che ha previsto il riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi. E di recente la legge ha visto il suo completamento perché la proposta per cui Libera raccolse oltre 1 milione di firme era il riutilizzo sociale anche dei beni confiscati ai corrotti. Nel celebrare questa importante ricorrenza per la quale Libera ha prodotto un importante dossier, un report, oggi alle 11 è stato pubblicato un almanacco che racconta questo percorso di 25 anni, siamo venuti in questo bene che per noi è fortemente simbolico. È un bene che ha visto un nostro percorso importante di Libera e di tante altre associazioni e che vogliamo, sempre nello spirito di collaborazione con le istituzioni, che ritorni alla collettività, che in qualche modo la collettività senta quanto sia importante questa legge anche per il nostro territorio. Si parlava ieri a un incontro sul tema di memoria, insomma, la memoria in qualche maniera si deve recuperare, soprattutto su un territorio come quello foggiano, che a quanto pare è ancora molto distaccato, da queste tematiche. Sicuramente abbiamo tanta strada da fare. La memoria è un qualcosa che si costruisce tutti insieme e probabilmente ci sono delle fasce ancora di concittadini, della comunità, diciamo, provinciale, che non hanno ancora la percezione dell'importanza della memoria. Io oggi sento molto forte una cosa: questa legge, la legge del 96, è una legge rispetto alla quale Libera ha raccolto oltre 1 milione di firme. Io ho contribuito a quella raccolta, la mia piccola firma, minuscola firma è tra quel 1 milione di firme e fu per la prima volta che io sentì dopo la morte di papà di essere una cittadina, non solo la figlia che è morta ammazzata, come venivo chiamata all'epoca. E quindi per me il significato, l'applicazione di questa legge nel nostro territorio è fondamentale. Possiamo parlare anche di memoria di percorsi. Probabilmente la nostra comunità ha bisogno di individuare la propria identità proprio nella sua capacità di fare memoria. Da uno studio pubblicato in questi giorni, tra ieri e oggi, insomma, è emerso che la Puglia non è messa bene come regione, in cui i beni confiscati appunto ai mafiosi vengono in qualche maniera, pubblicati, comunque resi pubblici comunque alla cittadinanza. Questo perché? Soprattutto qui nel comune di Foggia, soprattutto nella provincia di Foggia. Beh, non dimentichiamo che comunque il Comune di Foggia ha un suo regolamento, rispetto al quale noi abbiamo fatto piccoli rilievi, ma comunque si è dato un suo regolamento. Ricordiamo inoltre che nella provincia di Foggia, Cerignola, è un comune, diciamo, è stato in passato un comune virtuoso perché dei beni sono ritornati alla collettività e sono gestiti da cooperative. Sicuramente ancora tantissimo da fare. Probabilmente però io ho come la percezione che non vi sia la consapevolezza di quanto sia importante un regolamento sui beni confiscati e la pubblicazione degli elenchi, una pubblicazione completa, non di un elenco, diciamo, limitato, ma un elenco fatto bene. Questo è molto importante perché è un segnale non solo di trasparenza, ma il segnale che l'istituzione comprende quanto sia importante un riutilizzo sociale del patrimonio tolto alla collettività. Prima si parlava di memoria, non dimentichiamo che la legge 109 in realtà viene da un percorso che parte nel 1982 dalla legge Rognoni La Torre. Fu Pio La Torre, ma anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che iniziarono a parlare, ad affermare, a lottare per questo, per come è importante che appunto i patrimoni dei mafiosi tornino effettivamente alla collettività. Questa legge ne è una grande possibilità.